Una curiosa e bizzarra richiesta è giunta a Mr. Alfonso Signorini in merito al GF VIP 8. Come sappiamo, a settembre si riaprirà la famosa Porta Rossa di Cinecittà. Siete contenti? Una roba. E tra i nuovi vipponi potrebbe esserci, ebbene sì, un religioso, avete sentito bene. Stiamo parlando di un frate, sempre se l'ho dato, che ha scritto proprio a Signorini candidandosi come concorrente. Pensavate di averle viste tutte? Ebbene no, ma ora vi racconto tutti i dettagli, ma prima di proseguire, sigla! Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nat e questa è una nuova pillola di gossip. Pensavate di averle sentite proprio tutte? Ebbene vi sbagliavate, perché, mo te spiego, l'ottava edizione del GF VIP si farà e questo è acclarato, come direbbe la D'Urso. Nonostante tutte le polemiche sollevate nell'ultima edizione, i piani alti Mediaset hanno deciso di puntare ancora una volta su reality di Signorini nella prossima stagione TV. Bene o male, dipende dai punti di vista. A settembre quindi rivedremo il buon Alfonsino Signorino alle prese con i nuovi vipponi, se così si possono chiamare. Non si sa ancora molto su questa nuova edizione, si vocifera che possa essere una sorta di mix, un miscuglio, un mischione, un casino, come direi io, tra la classica versione VIP e quella NIP. Praticamente, insieme ai cosiddetti vipponi, potrebbero esserci persone comuni. Buono, buono, sì, ci sta. A tal proposito, c'è una persona che si è candidata proprio per entrare nella casa di Cinecittà, perché adesso ci si candida, no? Si tratta di un frate, quindi non proprio una persona qualsiasi. Si chiama Fra Alfredo e ha scritto una lettera ad Alfonso Signorini, missiva che è apparsa, ovviamente, nell'ultimo numero del settimanale Chi. E le vendite impazzano! Ebbene. Fra Alfredo ha fatto una richiesta ben precisa al nostro Alfonso, ossia quella di poter partecipare come concorrente all'ottava edizione del GF VIP. Vabbè, è meglio che non parlo se non mi devo autobannare. Il religioso ha confessato a Signorini di essere un appassionato del reality. Già qui ti fa capire, vabbè. Tanto che nella scorsa edizione ha fatto il tifo, sì, e tifava, ha votato anche per Edoardo Tavassi e Antonino Spinalbese. Poi magari un giorno ci spiegherà anche perché proprio loro due, vabbè. Il GF VIP comunque non è l'unico reality che appassiona Fra Alfredo, visto che lui stesso ha rivelato di non perdersi nemmeno una puntata dell'Isola dei Famosi. Ma come ci si fa a perdere l'Isola dei Famosi? Ti aiuta a avvicinarti all'altissimo... Vabbè, niente, immagino a questo punto che si guarderà pure Uomini e Donne. Comunque, non so, glielo chiederemo se avremo modo. Dopo aver visto l'ex suor Cristina in Honduras, Fra Alfredo ha pensato che pure nella casona di Cinecittà potesse entrare un religioso. Sì, ma suor Cristina non è più una religiosa. Comunque, suor Cristina ha iniziato una storia che, mamma mia. Ed ecco che comunque il nostro Fra Alfredo si è candidato. Lo scopo del religioso è quello di divulgare un messaggio importante, soprattutto per i giovani che seguono il GF VIP. Questo minuto di silenzio dovrebbe farvi capire che cosa sto pensando in questo momento. La stessa vita del religioso può essere un esempio, visto che, come ha raccontato lui stesso, ha vissuto una vita e soprattutto un'infanzia piena di difficoltà, caratterizzata dai rapporti turbolenti con il padre. All'età di 30 anni ha avuto un'emorragia interna, mentre 10 anni più tardi un tumore all'intestino. Insomma, ti porta bene... Vabbè. A 46 anni è stato colto da infarto e poco dopo ha dovuto dire addio al padre. Ti sono vicino, Fra Alfredo. Comunque vorrei aprire e chiudere una parentesi. Non vorrei sembrarvi troppo cinico, ma cose di questo genere capitano tutti. Cioè, non è che solo lui è la persona più sfortunata del mondo. Mi dispiace, ovviamente, gli sono vicino, ma sai quante persone perdono, hanno problemi. Vabbè. Comunque non voglio divulgarmi troppo. Dilungarmi troppo. Scusate, oggi sto scazzando un po' le parole. Vabbè, mamma mia, ho detto una parolaccia, adesso YouTube mi banna. Va bene. Insomma, tante sofferenze che però non gli hanno impedito di rialzarsi ogni volta. E questo è un bel messaggio. Questo sì, lo devo ammettere. La vocazione è giunta tardi, quando aveva già 32 anni. Beh, con tutto quello che gli è successo, a sto punto ha detto: senti, facciamo una cosa, vado a fare il frate, così magari mi porta un po' bene. Beh, voglio dire, anch'io probabilmente al suo posto. A un certo punto della vita ha sentito il bisogno e la necessità di aiutare il prossimo, anche per dare un senso alla sua vita. Anche se questa vita un senso non c'è. Scusa Vasco se ti ho citato, che sino a quel momento a lui sembrava vuota questa vita. Di certo Fra Alfredo non è il classico religioso calmo e malleabile, ha un carattere bello tosto e tenace diretto, proprio come dovrebbe essere un concorrente del GF VIP. Ah sì, devono essere tenaci e diretti? Mi venivano in mente altre parole comunque. Tra i suoi difetti c'è l'impermeabilità.
No, non c'entra niente l'impermeabile. Il frate infatti ha rivelato che dopo 20 anni passati ad ascoltare i drammi delle altre persone, beh ci sta, si è fatto una sorta di corazza. Ora ascoltando i tormenti degli altri non piange più come faceva inizialmente. Ora si fa scivolare tutto addosso. E direi che va bene, anche perché se non ci si fa scivolare le cose addosso, alla fine veniamo risucchiati in un... No vabbè, sto filosofeggiando un po' troppo, scusate. Detto questo, tornando a noi, dal serio ritorniamo al faceto. Nella missiva scritta a Signorini, Fra Alfredo ha chiesto al conduttore di poterlo almeno incontrare, proprio per parlare della sua vita, per valutare un suo possibile ingresso nel bunker di Cenecittà. Oggi sono più idiota del... Vabbè. Al momento l'unica risposta data dalle signorine è stata... magari due chiacchiere le faremo. Come al solito, queste risposte che dicono tutto ma non dicono nulla, vabbè. Dunque le porte non sono proprio del tutto chiuse. Diciamo che un piccolo spiraglino c'è. Non è esclusa, quindi, amici miei, concludendo, la possibilità di vedere un frate tra i concorrenti del prossimo GF VIP. E con questo... Se pensavate di averle viste tutte, raga, mancava solo questo. A questo punto la domanda è d'uopo. Cosa ne pensate? Secondo voi, signorini, farà entrare Fra Alfredo nella... Che poi già Fra Alfredo... Cioè, Fra Mario, Fra Alfredo è brutto perché due A... Vabbè, cose mie. Comunque, secondo voi, signorini, dovrebbe farlo entrare? Ovvero, valutereste positivamente l'ipotesi di un religioso all'interno del GF VIP, sperando che porti un po' di... Ma la vedo molto dura. E soprattutto, secondo voi, signorino, farà entrare o no? Insomma, fatemi sapere quello che volete farmi sapere. Ma prima non posso che non ascoltare l'opinione del mio gatto. E beh, a questo punto, ciao gatto. Sì, lo so che stavi dormendo, che adesso è il momento della tua pennichella numero 7. Però vabbè, ascolta, è un argomento così importante. Cosa ne pensi? Mischiare la religione con i reality show, ovvero col trash, è una pazzesca. Sì, quindi anche secondo te bocci l'idea, anche perché alla fine sì, giustamente sì, perché ha iniziato adesso con Cristina, ex suor Cristina, adesso diventerà il trend del momento, ma non va mica bene, no? Ok, va bene, riferirò, va bene, ciao. Allora, come avete capito, secondo il mio gatto boccia assolutamente l'idea. Secondo lui le cose devono essere mischiate. Allora, un conto è la spiritualità, un conto è la religione, un conto è il cattolicesimo, un conto è tutto quello. Anche perché, raga, c'è anche gente che magari non è credente, no? Quindi, non lo so. Comunque, secondo me, mischiare il mondo della religione col mondo del trash televisivo è, posso dirvelo senza usare termini forti, una cagata pazzesca, proprio enorme. Però detto questo, ovviamente signorini e i suoi autori valuteranno, perché se capiranno che è una cosa che alza lo share, lo faranno. Se è una cosa che non alza lo share, magari lo faranno, ma dopo una settimana lo manderanno via. Anche se poi la vedo tosta. Quindi secondo me non lo farà entrare, però raga... Spero, posso dirlo, spero tanto di sbagliarmi, perché sarei veramente curioso di sapere un mix di un frate all'interno del GF VIP insieme a influencer, vipponi e anche persone comuni, cosa possa scappare fuori. Sono curioso. E voi? Siete curiosi? Fatemelo sapere qui sotto con un commento, mi raccomando, commentate come non ci fosse domani, poi adesso sapete, mettete like, cliccate, condividete, scampanellate, tutte le solite cose. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao bellezzi!